Vediamo se quello che dice Elie Schlein in questa intervista corrisponde alla realtà. Non staremo a esprimere un'opinione, non staremo a fare valutazioni, diremo semplicemente quelli che sono i fatti con dati oggettivi, numeri oggettivi e fatti incontrovertibili. Il governo accusa la regione di non aver saputo usare i fondi stanziati. Tutti i fondi del commissario sono stati già impegnati. La regione ha avviato 402 interventi di ripristino, di cui 130 già completi e 158 che sono in corso. Sono gli ultimi che possono parlare. Elie Schlein, che è stata già vicepresidente della regione Emilia-Romagna, proprio con delega al patto per il clima e la transizione ecologica, cita dei dati ma non fornisce documenti. Noi non sappiamo evidentemente se la regione sta facendo questi lavori che dice. Possiamo però dire che cosa ha chiesto di rimborso alla struttura commissariale del generale Figliuolo, con una precisazione che dopo dovremo fare. E ce la ricordiamo tutti, Giorgia Meloni con gli stivali del fango a fare un'inutile passerella più di un anno fa, a promettere ristori al 100% che non sono mai arrivati alle imprese e alle famiglie. Fa già sorridere sentire l'ex vicepresidente della regione Emilia-Romagna, che aveva la delega per il patto per il clima e la transizione ecologica, dire sono gli ultimi che dobbiamo parlare. Forse lei dovrebbe parlare per dire solo una cosa: scusate tutti, perché sono davvero stata una incapace nel gestire questa situazione. Ma accusa anche il governo di non aver dato ristori e di non aver ancora fatto avere i soldi agli alluvionati. Parliamo di ricostruzione privata. Certo si può fare di più, certo si può fare meglio, ma probabilmente Elie Schlein parlava di un altro tema. Parlava di questa deliberante della regione Emilia-Romagna del 25 luglio 2024, con cui, guardate, la regione Emilia-Romagna inizia a risarcire gli eventi calamitosi del febbraio, maggio, giugno, novembre 2019. Avete capito bene? Cioè, dicono che Meloni ancora non ha risarcito e loro stanno iniziando adesso, nel 24, a risarcire i danni 2019. Ma è vero che Giorgia Meloni non ha ancora fatto risarcimenti? Non parliamo noi che siamo il governo, siamo quelli di Fratelli d'Italia, chissà che cosa, ma lasciamo parlare il generale Figliuolo, che il 12 settembre dice completate 1000 domande di ristoro e spiega che ce ne sono altre circa 2000 in fase di trattazione. Quindi ancora una volta la sinistra ci viene a raccontare come dobbiamo risolvere noi i problemi che hanno creato loro. All'epoca la struttura commissariale non fu affidata al presidente di regione, voi eravate contrari, fu un errore? Sì, ed è stata una scelta politica dettata dal tentativo di politicizzare l'alluvione, come stanno riprovando a fare vergognosamente oggi, a poche settimane dalle elezioni regionali. Persero 2 mesi per nominare un commissario, hanno voluto a tutti i costi centralizzare e oggi scaricano tutte le responsabilità sugli amministratori locali. È davvero una vergogna e non ha precedenti. E aggiungo pure che pure sindaci di centrodestra oggi hanno criticato il fatto che il commissario non aveva risorse adeguate per gli interventi. Il sindaco di Faenza ha raccontato che grazie agli interventi fatti con la regione la città oggi ha potuto salvarsi da un ennesimo allagamento, e però le uniche zone che sono rimaste colpite sono quelle su cui da mesi chiedevano di sbloccare degli interventi alla struttura commissariale. Avete capito? Elie Schlein dice che gli interventi ordinari doveva farli il Figliuolo, commissario straordinario. Non è così. Come abbiamo già detto, gli interventi sulla messa in sicurezza del reticolo idrografico, di sesto di versante, vale a dire fiumi, argini e frane, doveva farle la regione Emilia-Romagna. A parte il fatto che se tu non pulisci i fiumi, abbiamo visto le immagini sia del Lamone sia di Santa Maria Codifiume con distese di rami, puoi fare tutta la messa in sicurezza che vuoi, perché tanto non basta per fermare l'acqua. Quello che dice rispetto al fatto che il sindaco di Faenza avrebbe chiesto al commissario Figliuolo di sbloccare gli interventi, eccetera, eccetera, no, doveva chiedere al commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, Stefano Bonaccini, che tra l'altro, Carelli, è scappato in Europa. Singolare, quindi voi ci diciate dovevate nominare Bonaccini perché avrebbe dato continuità e poi lo avete mandato via. Un po' di coerenza non basterebbe, ma non ci aspettiamo questo. Lasciateci però almeno lavorare, perché ancora una volta la sinistra vuole spiegare a noi come risolvere i problemi creati da